Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo video di considerazioni personali su Romix. Come avevo detto, ho partecipato a questa fiera del fumetto romana ieri, l'ultimo giorno, ovvero domenica 2 ottobre. Sono stato per circa 6 ore, o giù di lì, insomma, e quindi sono riuscito a vedere, anche se abbastanza velocemente, tutta la fiera. Premetto però che ho fatto veramente pochissimi acquisti e durante il video vi spiegherò anche per quale motivo. Come avevo detto, sono partito alle 6:10 e sono arrivato a Roma per le 9 meno qualcosa, 9:10, 9:05. Qui ho aspettato circa 10 minuti, un quarto d'ora, che venissero a prendermi due ragazzi, un ragazzo che avevo contattato, appunto, che è venuto in mio soccorso, che già ho salutato nel video precedente, ovvero Tiziano, che è venuto insieme ad un altro suo amico, Edoardo. Non li saluto adesso perché saluterò tutti quanti, tutte le persone che ho incontrato, alla fine di questo video. Qui abbiamo aspettato altri 10 minuti più o meno che arrivassero due ragazzi da Napoli, ovvero Marco e la sua amica Maria, o Marica, adesso non ricordo bene. E dopodiché tutti e cinque, anche se non ci conoscevamo tra di noi, siamo partiti verso il Romix. Abbiamo preso la metro B da Roma Termini e siamo scesi alla fermata che mi pare si chiama Piramide. Qui abbiamo aspettato per circa un'ora insieme ad un sacco di ragazzi, cioè veramente c'era una folla immensa, c'erano cosplayer ovunque e tutti quanti aspettavamo questo treno che andava verso Fiumicino e che si sarebbe fermato anche alla fermata della nuova fiera. Questo treno veramente ci ha messo un sacco di tempo ad arrivare, quando è arrivato era già pienissimo, quindi i ragazzi si sono un po' ficcati dentro dove trovavano spazio, ma purtroppo noi cinque non siamo riusciti a salire. Eravamo molto tristi perché fondamentalmente avremmo dovuto aspettare il prossimo treno che sarebbe arrivato chissà quando e sicuramente sarebbe stato altrettanto pieno. Ma siamo stati fortunati perché ci hanno informato che sarebbe arrivato di lì a poco un altro treno, sempre diretto da quella parte. Infatti siamo riusciti a prendere questo treno, ci siamo anche seduti addirittura, quindi abbiamo fatto questo viaggetto che è durato una mezz'oretta in maniera più comoda e siamo arrivati finalmente alla fermata dove c'è la nuova fiera. Ovviamente qui potete immaginare l'esodo di ragazzi che si incamminavano verso la fiera perché il posto era veramente immenso, c'erano tantissimi capannoni, non so come definirli, queste strutture metalliche di cemento immense, giganti praticamente. E questo qui è il biglietto e c'è, insomma, c'è un po' lo schema di queste strutture veramente grandissime. Questo qui è veramente tutto il complesso della Fiera Roma, di Roma. E il Romix si teneva nei capannoni, insomma, nelle costruzioni 11 e 12, che erano una di fronte all'altro. Quindi erano veramente delle costruzioni assurde. Abbiamo fatto in effetti un po' di fila, abbiamo messo circa un quarto d'ora, abbiamo impiegato per, no, se non di più, un quarto d'ora 20 minuti per entrare e fare i biglietti. Il costo è stato di 7,50 per una giornata soltanto, quindi un po' alto perché basta pensare che al Comic Con paghi 10 euro per entrare tutti e tre i giorni. Mentre qui se costa 7,50 il biglietto intero soltanto una giornata, il prezzo in effetti è abbastanza caro. Siamo entrati effettivamente nella fiera e purtroppo qui abbiamo perso di vista i due ragazzi romani, quindi Tiziano ed Edoardo. Non li abbiamo più incontrati e io ho provato più volte a chiamare Tiziano sul telefonino, però non mi ha mai risposto, probabilmente perché non riusciva a sentire il telefono a causa dell'enorme folla che c'era. Mi è un po' dispiaciuto che ci siamo persi di vista purtroppo e lo ringrazio ancora, come farò anche a fine video, perché grazie a lui, insomma, ho avuto subito la certezza di dove stavo andando e, insomma, veramente è stato molto gentile e soprattutto la sua compagnia mi ha fatto veramente molto piacere. Quindi, anzitutto, lo ringrazio e rinnoverò questi ringraziamenti a fine video. Comunque sia, la fiera era veramente gigante, ragazzi. Dire che c'era tanta gente era poco. Adesso vi faccio vedere uno dei pochi video che ho fatto perché ero così frastornato che sinceramente di video non ne ho fatti così tanti. Questo è un piccolo estratto di quando siamo entrati nel primo padiglione, quello dove c'erano tutti quanti gli stand. Ah, infatti ho visto un sacco di video che mostravano sta sala enorme. Wow. Il fatto è che abbiamo poco. Thank you.
Ecco, adesso immaginate voi, poveri, dispersi lì in mezzo con il vostro zainetto, che non sapete dove andare perché ci sono troppe persone, troppe corsie, troppi stand, troppi manga, troppi action figure, veramente. Wow, è stato fantastico perché è veramente il sogno di qualunque appassionato vedere così tanti cosplayer, vedere così tanti stand, tutti insieme, tutti quanti in questo, questo edificio enorme, questo, non so come definirlo, capannone, insomma, quello che vi pare. Tutta questa gente in effetti contribuisce un attimo a rendere la fiera un po' impossibile per certi versi, perché già uno è stanco perché deve camminare tanto, devi stare in piedi tanto tempo, e i mezzi e così via, perché c'è stata una bella disorganizzazione, diciamo bella disorganizzazione per quanto riguarda proprio i mezzi di trasporto, perché tutte quelle persone che volevano andare a Romix avevano bisogno di un treno ogni 5 minuti per, insomma, per fare in modo che i treni non si riempissero troppo, invece questi treni scarseggiavano. Nonostante questo, comunque l'edificio veramente riesce ad accogliere bene la fiera, perché tutte quelle persone comunque sia ci stavano là dentro, però tutta quella gente in effetti ti fa un po' diventare stralunato. E in effetti questo è il motivo per cui io non ho fatto tanti video. Fondamentalmente il motivo per cui ho fatto anche pochi acquisti è perché non ho trovato niente che mi piacesse così tanto, ecco. Probabilmente anche per una stanchezza mia personale. E poi ero anche stato in fumetteria qualche giorno fa e ho comprato veramente una cosa così di fumetti che vi mostrerò nel video acquisti di ottobre. Non volevo andare a buttare altra legna sul fuoco, quindi ho comprato poche cose che mi hanno veramente incuriosito. Vi faccio vedere adesso i miei pochissimi acquisti che ho fatto ieri. Ho speso molto di meno di quello che immaginavo e d'altra parte sono anche contento di questo perché ho risparmiato qualcosa. Il primo fumetto che vi faccio vedere è un nuovo manga della Planet, uscito a Romix in anticipo di circa 2 settimane, poiché la uscita ufficiale è datata per il 13 di ottobre, ed è molto molto atteso per gli autori, soprattutto l'autore della storia, che hanno appunto collaborato per realizzare quest'opera. Sto parlando ovviamente del primo volume di Ultimo, realizzato appunto per la storia da Stan Lee, che tutti quanti sapranno, perlomeno lo spero, che è uno dei maggiori autori della Marvel, ovvero uno dei principali creatori di quelli che sono i personaggi principali dell'universo Marvel, della Casa delle Idee americana. Alcuni personaggi che lui ha creato, che Stan Lee ha ideato, sono ad esempio Spider-Man, che tutti quanti conosceranno, oppure anche i Fantastici 4, ma tantissimi altri personaggi ancora. Stan Lee ha collaborato per realizzare questo manga con un mangaka anche lui molto famoso, ovvero Hiroyuki Takei, che spero tutti quanti sapranno è l'autore di Shaman King. Io personalmente non leggo Shaman King, però so benissimo quanto vale lui come autore e come disegnatore soprattutto, infatti i disegni di questo manga sono veramente veramente belli. Faccio vedere qualche tavola, giusto così. E vi faccio vedere anche che ho trovato, sfogliandolo perché ancora devo leggerlo, un personaggio che è praticamente la caricatura di Stan Lee. È praticamente lui fatto a fumetto, ovviamente un po' più forzuto e in forma, ma è questo qui, questo con i baffi e gli occhiali. È praticamente identico a Stan Lee, quindi è una bella trovata che lui si sia autoinserito all'interno di questa sua opera. Sembra comunque un manga interessante, comunque sia ne parleremo meglio al riguardo perché comunque potrebbe essere una novità interessante e bella da leggere. Anche l'altro fumetto, ovvero il comics, penso sia uscito un po' in anteprima rispetto all'uscita ufficiale, nazionale, ed è il numero 0 di Fear Itself, ovvero il libro del teschio, dedicato quindi al teschio rosso, insieme anche a Capitan America, Bucky e Namor. Ecco questa tavola. Insomma, Namor non si vede, ma c'è, è qui. È qui, eccolo qui. Per chi non lo sapesse, Fear Itself è l'evento Marvel del 2011 e io, avendo seguito un po' tutti gli ultimi crossover, quindi Civil War, Secret Invasion, Assedio o anche House of M un po' più vecchio, non potevo assolutamente non prendere anche questo nuovo crossover. Questo è soltanto il numero 0, perché poi comunque sia da novembre, da fine novembre penso, no, da novembre effettivamente, usciranno i volumi ufficiali, però comunque questo è un volume che dovrebbe un po' introdurre in quello che effettivamente questo evento comporterà per l'universo Marvel. Non sono ancora molto informato a riguardo, però comunque sono curioso di leggere questo volume per capire un attimo quello che sarà in breve
questo evento, che sicuramente è legato, come dice anche qui, alla paura, perché fear vuol dire paura appunto in inglese, quindi vedremo se sarà qualcosa di interessante oppure semplicemente un buco nell'acqua. Però devo dire che già il titolo Fear Itself, il potere della paura, devo essere sincero, è un titolo che può attirare, perché già può essere un'idea un po' diversa dal solito, ma comunque staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Insieme a questi due acquisti mi hanno anche regalato due poster. Il primo già lo avevo perché l'ho preso al Comic Con ed è questo, ovvero quello dei supereroi, della collana che sta uscendo ancora con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport e che molti ho visto stanno seguendo, quindi già l'avevo e quindi ce l'ho doppio. Mentre il secondo non lo avevo ed è questo qui, molto bello, che è uscito di recente sicuramente, ed è questo. Anche questo veramente è bello, con molti supereroi, abbiamo ad esempio Spider-Man, Iron Man, Thor, Capitan America e anche altri, e dirlo praticamente pubblicizza questa nuova trovata della Marvel, ovvero stanno uscendo in questi mesi, usciranno ancora, dei volumetti al costo di un euro l'uno, che trovate addirittura anche insieme ad altri fumetti, però comunque se volete acquistarli singolarmente, come anche scritto qui sotto, costeranno un euro l'uno. E sono dei volumetti abbastanza sottili che spiegano in breve quelle che sono, diciamo, le situazioni momentanee, temporanee, dei principali eroi della Marvel, quindi Spider-Man, Capitan America, Iron Man, Thor e così via. Dopo questi fumetti vi faccio vedere un gashapon che ho comprato, l'unico, perché come sapete a me non è che piacciono tanto queste cose, però quando l'ho visto, e soprattutto ho visto il prezzo, che secondo me è un prezzo adeguato, ecco, non è un prezzo troppo elevato, non ho saputo resistere, infatti l'ho comprato. Ho preso questo gashapon di One Piece con Ruffy e Chopper. L'ho pagato 8 euro, questa è la confezione, vedete? È fatto in Cina, quindi non è originale, però comunque è fatto molto molto bene e il prezzo 8 euro è comunque contenuto, perché pensate che quelli di queste misure, che sono, quanto sono, 15-20 centimetri, bene o male, lì costavano minimo 15 euro, quindi questo qui 8 euro è sicuramente stato un prezzo molto buono. L'ho preso a questo stand qui, che si chiama Gashapon Paradise, e penso che magari, insomma, più avanti darò un'occhiata sul loro sito oppure sul loro negozio eBay per vedere un po' come acquistare qualcos'altro, perché comunque veramente non costa tanto ed è fatto molto bene. Guardate la faccia ad esempio, o anche il corpo, è messo in questa posizione rialzata su questo specie di scalino, ha il cappello in mano e qui sotto c'è Chopper, che anche qui, anche lui è fatto molto molto bene. Ho preso questo perché rispetto agli altri, questo per esempio sono altri modelli che c'erano, questo qui era l'unico che permetteva di praticamente di comprare due personaggi al prezzo di uno, e quindi secondo me, insomma, avendo preso due personaggi il prezzo è ancora più vantaggioso. Veramente, io non sono molto appassionato di queste cose, però quando comunque l'ho visto mi piaceva e il prezzo non era assolutamente proibitivo, non ho resistito e quindi l'ho comprato e sono molto molto contento. Penso che se riuscirò a trovare Zoro, sempre di questa collana, se lo trovo allo stesso prezzo molto probabilmente lo prenderò. Comunque per adesso sono contento di aver preso questo e spero che vi piaccia. Gli ultimi acquisti sono veramente piccolissimi, infatti ho preso 4 spillette, pagate ben 1 euro l'una, prezzo molto alto per una spilletta così piccola, insomma. Questa qui, con il logo di Batman. Quest'altra con il simbolo, diciamo, lo scudo di Capitan America. E due spillette uguali con il simbolo di Lanterna Verde. Uno e due. Non so bene perché ne ho prese due. Una volevo conservarla praticamente, l'altra l'attaccherò insieme a queste altre spille sulla tracolla che uso di solito. L'ultimissima cosa che ho preso è sempre molto piccola e l'ho presa a Sara, perché tra tante cose non sapevo esattamente cosa prenderle, andavo anche di fretta perché dovevo avviarmi per prendere il treno e quindi le ho preso questo puffo con l'accetto per legarlo al telefonino. Cercavo puffetta, però purtroppo non c'era e quindi le ho preso questo che dovrebbe essere il puffo vanitoso. Infatti qui ha anche un fiorellino attaccato al cappello. È una faccia veramente compiaciuta e da vanitoso, insomma, quindi è fatto piuttosto bene. Bene ragazzi, questi sono tutti quanti gli acquisti che ho fatto al Romix, che come ho detto sono pochissimi e sono anche contento così, perché veramente, insomma, bisogna anche saper decidere. Io
Sono contento delle poche cose che ho preso, sono contento dell'esperienza che ho fatto e soprattutto sono contento di aver incontrato delle persone che non conoscevo. Adesso infatti andrò a salutare tutte quante le persone che ho incontrato ieri, che ho anche scritto su questo fogliettino per non dimenticarle. Allora, saluto innanzitutto Tiziano ed Edoardo, come già ho detto prima, che sono venuti a prendermi a Roma Termini. Li ringrazio per questo enorme favore e mi dispiace ancora una volta che purtroppo ci siamo persi di vista e non ci siamo più incontrati. Spero comunque sia di rivederli prima o poi, magari a Roma Comics, ma abbiamo ancora tempo per metterci d'accordo. Saluto Marco e la sua amica Maria o Marica da Napoli, perché sono stato con loro molto tempo e nonostante appunto non ci conoscevamo io e Marco, siamo andati subito molto d'accordo e è stato veramente piacevole quindi parlare con lui, scambiare opinioni sui prezzi troppo elevati di alcune cose, come ad esempio un portachiavi così 6 euro, veramente un prezzo esagerato. Comunque li saluto, li ringrazio per il tempo passato insieme e spero di rincontrarli prossimamente quando tornerò a Napoli. E veramente grazie per la giornata e spero di rivedervi presto. Saluto e soprattutto ringrazio Gabriele, che ho incontrato anche via Romix, ci siamo stretti la mano e purtroppo ci siamo dimenticati di farci una foto insieme, ma ci sarà sicuramente un'altra occasione. E soprattutto lo ringrazio perché lui è stato la mia guida a distanza. Mi ha un po' guidato su quali metropolitane, quali fermate prendere, insomma è stato molto molto gentile e quindi veramente lo ringrazio di tutto. Spero di rincontrarlo prossimamente, chissà quando, insomma, ma mai dire mai. E ancora veramente un ringraziamento per lui perché anche se da lontano mi è stato comunque molto vicino. Poi saluto Domenico Caverna di Platone, la sua fidanzata e anche Tina, che è un'amica di Domenico che è venuta con lui da Napoli, che si è fatta anche la foto con me, quindi la ringrazio anche di questo onore perché ha voluto la foto con il sottoscritto, insomma non è una cosa che si vede tutti i giorni, quindi la ringrazio. Poi saluto Gaglio 1989, che ho visto e conosciuto di persona durante la conferenza di GP Publishing. Mi ha fatto molto piacere fare la tua conoscenza di persona e spero prima o poi di rincontrarci. Poi saluto Chopper the Best 94, che mi ha beccato in mezzo agli stand e ci siamo fatti anche la foto insieme io e lui. Tra l'altro mi ha anche già taggato, quindi lo ringrazio e lo saluto ancora. Errore, che ho incontrato sempre lì durante la fiera. Per chiunque non lo conoscesse vi linko qui il suo canale, lui fa soprattutto video recensioni di film horror. Quindi mi raccomando ragazzi, è un grandissimo, è simpaticissimo, è una persona veramente troppo troppo grande. Mi raccomando fatemi questo favore, quindi visitate il suo canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Saluto il mio amico Ivan, anche lui da Napoli, che era lì insieme alla ragazza. Saluto Angelo, sempre napoletano, che avevo anche incontrato all'Army of Love. Saluto un bambino che mi pare si chiami Giulio, non vorrei sbagliare, che era insieme a sua madre e mi ha beccato mentre me ne stavo andando praticamente. Mi ha chiesto la foto con lui e dopodiché abbiamo insieme ricontattato Domenico perché lui veramente ci teneva a incontrare Caverna e quindi gli ho fatto questo piccolo favore, diciamo, l'ho fatto con il cuore. Sono contento di esserti stato utile per conoscere Domenico, che è veramente un grande, quindi è fatto bene a desiderare di conoscerlo. E sono anche contento perché mi hai chiesto di fare la foto con te. E veramente ti ringrazio io per questa opportunità, per questa bella cosa. E mi raccomando, continua a seguire i miei video e falli vedere anche a tua madre. Poi ancora saluto Paolo, un altro ragazzo che mi ha beccato all'uscita e mi ha chiesto di fare la foto con lui. Ti saluto. E per finire saluto un gruppo di ragazzi di Isernia che mi hanno fatto compagnia durante il viaggio di ritorno, perché eravamo entrambi sullo stesso treno. Quindi ho fatto, diciamo, circa la metà del viaggio, se non di più, in compagnia. Sono stati molto molto gentili e li saluto qualora qualcuno di loro stesse guardando questo video. Vi aspetto con un prossimo video e alla prossima. Ciao!